Allora, noi abbiamo una situazione del tutto particolare perché oltre ad avere il contenzioso per quanto riguarda il proseguimento del lavoro, il motivo per il quale siamo qui oggi, abbiamo anche una situazione molto seria riguardo le nostre spettanze. I lavoratori della Futura, i 16 lavoratori della Futura, struttura psichiatrica alternativa che opera a Maropati con 20 posti letto, vantano 30 mensilità arretrate e sono in corso tutta una serie di trattative con la Regione Calabria e con l'azienda sanitaria per risolvere questo problema che ancora sembra, la soluzione è ancora molto lontana sostanzialmente. Noi oggi chiediamo prima di tutto una sicurezza per quanto riguarda il futuro del nostro lavoro, perché troppe cose, troppe promesse sono state fatte in questi anni e mai sono state mantenute. Oggi abbiamo la fortuna o la sfortuna di avere sia il commissario regionale che anche il commissario dell'azienda sanitaria, quindi come persona unica potrebbe risolvere in un sol colpo tutta la vicenda. Ma sembra che le intenzioni non siano del tutto buone per quanto riguarda i tempi in modo particolare. Noi chiediamo che i tempi siano brevi, brevissimi, celeri, perché oramai siamo arrivati al limite della sopportazione, non ce la facciamo più, non solo noi, ma anche gli ospiti e i familiari degli ospiti che vivono in una continua incertezza sul futuro del servizio.